rimasti in 6, Enrica, Davide, Giosada, Luca, Urban Strangers e Music. E tutti si stanno preparando per una puntata speciale che porterà 5 di loro dritti in semifinale e all'inedito. Allora ragazzi, facciamo partire le scommesse. Cosa siete disposti a fare per arrivare alla prossima puntata? Mangiare un chilo di mozzarella di bufala. Almeno da solo riesco, lo faccio. Da solo? Lo faccio. E lui? Lui guarda e soffre. Sì, quindi perché lui... non posso mangiare. Quindi sarei disposto a soffrire guardando lui mangiare la mozzarella. Onesto. Sono qui con i due capelloni di X Factor. Allora ragazzi, se ne sta andando. Ciao. Ciao. Cioè alla fine è questo. Noi volevamo questo, volevamo spiegare questo perché dovevamo andare via. È una cosa molto importante. La prossima puntata all'inedito è... No, andate, andate, ciao. Lo facciamo dopo. Ciao, ciao, ciao. Ma cosa fai? Perché sei tutto così vestito col cappuccio sul palco? Ho 39. Sei malato. Sei veramente malato, sei malato immaginario. No, sono malato veramente, infatti stare qua. Sto cercando di non farlo vedere perché se no non lo devo far vedere. C'è l'occhio lucido. Andiamo? Sì, sì ragazzi. È arrivata la sua ora. Meno male che ci sta lei. No, dico, è proprio, cioè, sei in una condizione drastica. Mi dispiace, ma devi proprio dormire, stare a letto. Se non addirittura andare in ospedale. Lei è Beatrice del nostro reparto costumi. Comunque io non sono venuta per parlare di te, bensì per appropriarmi di un po' di cose. Aurora, se non fare danni. Ma se non ti dispiace. Oddio, che belle. Oddio. Queste. Queste. Sì, però potevate togliere le grucce, cioè non ho capito. Scusa. Vabbè, io prendo così. Questo da uomo fa niente. Auri. No. No. Sì. Ciao Auri. Buona giornata, buon lavoro, ciao. Clima di tensione. Pazzesco. Come te la senti tu addosso? Stranamente si trasforma in stanchezza questa tensione. È strano. Arriviamo di là e cominciamo a sbadigliare. Sai che ridere che farebbe se ti addormentassi sul palco? Io adorerei. Narcolessia proprio. Tu per arrivare alla semifinale cosa saresti disposto a fare? Faccio le riprese della Wild in mutande a Parco Lambro, ti giuro. Mentre mi rotolo nelle foglie autunnali. Ti giuro. Finalmente sono riuscita a ribeccarvi. Ok, esatto, allora, volevo chiedervi una sola cosa. Cosa? Se poteste arrivare alla prossima puntata, cosa fareste per arrivare alla prossima puntata? Cosa farei? No, cosa farei? Che dovete andare. Mi dispiace. Scusa, Auro. Allora, stasera vorrei fare una doppia scommessa per i Music. Quindi tu, se potessi arrivare alla prossima puntata, cosa saresti disposta a fare, tu donna? Ballare sul corpo di ballo, qualsiasi balletto mi propongo, visto che sono molto sciolta. Veramente o per finire? Ballo anche sul palco. Perfetto, non vedo l'ora di vederti. Uè. Finalmente ti ho beccato, così posso chiederti quella cosa. Allora, questa volta tu cambi. Allora, per la scommessa maschile dei Music, voi cosa siete disposti a fare per arrivare alla prossima puntata? Per arrivare alla prossima puntata ci baceremo in bocca, io e Fabio. Ebbene sì. Io, Davide, aggiungerei un a stampo. No, non lingua. Non lingua. Anche perché... c'è un forno al posto della porta. Finalmente sono riuscita a beccarti da sola. Ti giuro che prima ti hanno allontanata la mano, non sapevo più cosa fare. Allora, ti devo chiedere questa cosa. Se riuscissi ad arrivare alla prossima puntata, cosa saresti disposta a fare? Se riuscissi ad arrivare alla prossima puntata,
Scusate se vi interrompo. La signora non può rimanere qua, quindi la devo portare via, scusate. Oggi non voglio intervistarmi. Meno male. Vai, vaglia! Hai visto? Nel backstage succede di tutto, c'è un'atmosfera elettrizzante. Se vuoi respirarla anche tu, continua a seguire me e Wind. Connettiti al sito xfactor.sky.it/wind. Trovi tutti i backstage di X Factor. E poi la prossima puntata è la semifinale, non vorrai perdertela. Intanto che conti le ore che ti separano da giovedì, puoi sempre condividere il video. She likes to taste it.